Bravo! Avevamo vinto casse! Allora, abbiamo fatto un mix in realtà molto irlandese e poco toscano. Abbiamo iniziato col Boxty. Boxty è il pancake irlandese fatto con le patate. È un po' come si dice noi con la carbonara. Se uno non sulla donna non sa fare il Boxty, non la sposare. È un po' la chiave di volta per capire se è una donna da sposare oppure no. Quindi per l'irlandese il Boxty è un piatto identitario. Poi siamo passati alla zuppa d'agnello, quindi di nuovo con l'orzo, e quindi una zuppa molto povera, comunque solo con l'alloro che dà un po' di aroma. Poi siamo tornati molto in Toscana, siamo arrivati molto a Firenze, molto a Pretola, molto a Campi con la penna alla pecora. Sapete che questa, soprattutto Campi, è zona di pecora perché durante le transumanze Firenze non voleva le pecore in città, quindi impediva il passaggio degli armenti in città. Campi invece concedeva la possibilità di passare con gli armenti e lasciavano in pagamento qualche pecora nei campi dove erano sostati, e per questo che a Campi sanno cucinare la pecora. Di base ha un sapore molto dolce, quindi ha questa persistenza, questo grasso che rimane molto in bocca. Il limone serve proprio per sgrassare la persistenza della pecora. Poi abbiamo fatto uno spezzatino all'irlandese, quindi con la birra, quindi con la Guinness, costo con la Guinness, sempre di pecora, e poi il dolce loro natalizio, il plum pudding, che è il dolce che usano per Natale, è un po' una versione povera del loro pancake, come farebbero gli inglesi. Buon proseguimento.